Buongiorno a tutti, termina la giornata dell'ultima di campionato del girone d'andata con le continue polemiche per la Serie A italiana. L'Inter è campione d'inverno, campione con grandissime polemiche perché sul gol del 2-1 dell'Inter c'era un netto fallo di Bastoni che non è stato fischiato. Quello che non capisco è l'arbitro è stato penalizzato, ripartirà dalla Serie B perché è stato confermato l'errore. Anche il VAR non potrà arbitrare in Serie A, deve ripartire dalla Serie B. Però il risultato è omologato. Inoltre non perde mai Di Marco dopo i problemi che aveva avuto per le parole nel derby. Non perde mai tempo per fare sempre le cose sbagliate, no? Allora, intanto durante il calcio di rigore per il Verona, poi sbagliato da Enrique, ha preso il palo, si è andato a scavare sul dischetto del rigore per creargli la zolla, per calciare male, ma queste sono cose che succedono. Però augurare di morte alla famiglia, queste cose qui. Cioè, ragazzi, parliamo di giocatori super stipendiati, di professionisti che poi di professionismo non hanno niente facendo questo tipo di operazioni. E questa è una cosa che indubbiamente mi lascia sconcertato. La Juve non molla mai, perdeva a Salerno, vince 2-1 al 90° minuto con Vlahovic. Vuol dire una squadra che non molla assolutamente mai. Milan che torna a vincere, non vinceva da ottobre la vittoria di Genova, vince bene a Empoli. Anche qui potremmo aprire un argomento. Adesso salta fuori il nuovo talento Chaka Traoré quando abbiamo Camarda che è italianissimo in casa e continuiamo a spingere su giocatori dall'estero. Questo purtroppo secondo me è un po' un limite che c'è nel calcio italiano. La Lazio vince a Udine, si rilancia per la Champions. Bologna agguanta meritatamente a fine gara il pareggio con un Genoa che ha giocato un partitone a Bologna. Roma e Atalanta pareggiano e non riescono a rosicchiare punti. Crisi Napoli. Aleggia l'ombra di Conte sulla panchina di Mazzarri. Napoli in crisi, Napoli in grandissima crisi, perde e male 3-0 a Torino. Nessuna delle squadre dietro fa in modo di riuscire a fare il salto perché Lecce e Cagliari pareggiano, il Verona perde, l'Empoli perde, la Salernitana perde, quindi si rimane con la battaglia ancora per la salvezza lunghissima. È un campionato, direi, assolutamente emozionante. È un campionato che sta dando qualcosa di importante sia per le lotte per le coppe, sia per la lotta per lo scudetto e sia per la lotta per non retrocedere. Questo fa capire che il livello del campionato è di nuovo alzato. È preoccupante però la mancanza di goleador italiani nel tabellino dei marcatori. Questo fa capire che incominciamo troppo ad appoggiarci agli stranieri e c'è carenza di attaccanti italiani. Mi raccomando, cerchiamo di vivercelo bene questo grandissimo campionato.